Martedì 22 novembre, come ogni martedì, è possibile acquistare prodotti freschi e trasformati a chilometro zero al mercato agricolo e delle autoproduzioni di Sestri Levante. I banchi sono sistemati nella zona del Tannino, in via Salvi, e sono aperti dalle 9 alle 13. Ricordiamo che è aperto al pubblico il Museo Archeologico di Chiavari dalle 9 alle 14 nei locali di Palazzo Rocca in via Costa Guta. Il nuovo percorso offre una sezione dedicata all'epoca romana e medievale di Chiavari. Nell'ambito del Festival dell'Eccellenza al Femminile, alle 16 nel foyer del Teatro Ivo Chiesa a Genova, sarà presentata l'opera vincitrice del premio Ipazia alla nuova drammaturgia e sarà lanciato il premio per la miglior attrice. Primo appuntamento con l'itinerario Ritornare a crescere insieme, un confronto in più serate sulla funzione educativa degli adulti. Alle 20.45 nella parrocchia di Santo Stefano a Lavagna si parlerà di nuove adolescenze, alle origini della fragilità, quali sono i compiti di sostegno dell'adulto. È un ciclo inserito nel progetto Giovani Indicativo Futuro, sostenuto da Fondazione Carige. A Savona, ultimo giorno per visitare la mostra d'arte contemporanea e poesia Omaggio alla Liguria, allestita a Palazzo Nervi e aperta al pomeriggio dalle 16 alle 18. Dalle 17 alle 19 è possibile visitare i nuovi spazi multimediali allestiti nel Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, che offre la possibilità di scoprire la storia della città e dei personaggi illustri che l'hanno amata.